Dai, raccontiamo cosa è successo stamattina. Stiamo impazzendo da giorni per un problema informatico. Questo problema informatico è una roba di cui io e Silvia non capiamo nulla. Cioè, sappiamo che dobbiamo mettere un pixel. Per me un pixel è quello dei computer, cioè quel pixel. Sì, delle foto, delle foto, no? Quello che ti fa sgranare, esatto, le foto. Sto pixel bisogna metterlo nel nostro sito e abbiamo chiamato fior fior di esperti e non c'è stato modo di riuscire a fare sta cosa. C'è qualche baco perché insomma non può esserci altro modo. Chiami esperto 1, esperto 2, esperto 3. Sì, esperti bravissimi, certo, bravissimi. Sta di fatto che a un certo punto stamattina Silvia decide di venire da me. Io vado in fissa per queste cose, però ho capito negli anni che quando vado troppo in fissa poi sto male, cioè la pago nei giorni successivi, quindi nel tempo sono riuscita a insomma confinare questo problema e dopo che ci provo 12 questa volte ossessione. Esatto, so che la tredicesima mi fa male e quindi evito. Allora, cosa è successo? È successo che in fissa con lei, ma con lei che mi dà un input che io prima non avevo, risolviamo il problema. Lo risolviamo. Per prove ed errori, cioè proprio tipo la scimmia che prova a raggiungere esatto. La banana col bastone. La cosa più interessante, secondo me, da tutta questa storia è stata l'approccio. Certo. L'approccio è, ci sono 5 variabili. Di queste 5 variabili provo cambiandone una e vedo l'output, cioè cosa succede. Non succede niente. Rimetto la situazione come prima e cambio la seconda. Non succede niente. Ne cambio 3 e vedo cosa succede. Abbiamo fatto così fin quando ha funzionato. Che di fatto è molto ignorante come... Anche perché noi non sappiamo ora perché abbia funzionato. No, non sappiamo. Abbiamo immaginato dei conflitti interiori fra il codice del sito. Dei codici. Sì, lei come psicologa ha capito proprio che c'erano dei conflitti, esatto, fra un elemento e un altro. E si è offeso, potevano, si offendeva. Non potevano sopportarsi tra di esatto. loro. E quindi abbiamo rilevato che alla fine la cosa funziona. Ma perché tutto questo è importante? Perché tutto questo è importante? Perché secondo me questa è una skill, è un'abilità che ognuno di noi dovrebbe avere. Perché ci sono dei momenti in cui arriva un gatto e non deve venire qua. Vai via, vai via, vai via che Silvia è allergica. Via, via, via. Show. Lascialo, dai, al limite starnutisco un po'. L'importante è che non mi salti proprio in braccio. No, spero di no. Non ti strusciare. Ma tanto sono tuoi i pantaloni. Via, via. Abbiamo fatto andare via il gatto. Va bene, e quindi la cosa succede? Secondo me la cosa da capire in tutto ciò è la caparbietà, tu la chiami la tigna. Sì, del... che si attacca, no? Esatto. Prendi l'osso e non mollarlo. Perché è un'abilità, secondo me, che si impara in famiglia, almeno credo, perché io ho visto sempre dalla parte di mio padre fare una cosa fin quando non riusciva a farla, che non sempre è una roba positiva, perché poi rischi veramente di andare fino all'ossessione, e soprattutto rischi un'altra cosa importantissima, quella di non sviluppare, cosa che io non ho, la capacità a un certo punto di chiedere di aiuto. Delegare e chiedere aiuto. Esatto, perché non ha senso che io passi 12 ore su una roba se un professionista in mezz'ora la può risolvere. Non parliamo dei problemi di salute, sanitari, quelli ovviamente ci vuole il professionista. Certo. Ma quando ci hanno provato anche altre persone, non c'è riuscito nessuno e l'unica possibilità è dire mi arrendo, secondo me è lì che si può fare affidamento sulla propria testa e dire adesso io le provo. Cioè ci provo fin quando in qualche modo non ci riesco. Anche perché questo è un dato importante, avevamo la certezza che questa cosa si potesse fare. Cioè a volte uno si incaponisce ma la soluzione non c'è. Magari dobbiamo anche saper accettare che alcune cose non si possono risolvere, no? Invece certo. Noi avevamo un dato importante dalla nostra parte. Qualcuno l'ha risolta questa cosa, qualcuno l'ha fatto. Quindi se l'ha fatto qualcun altro, perché cos'è, non lo possiamo fare noi? Esatto, esatto. Silvia, togli i capelli dal microfono perché so già che poi moriremo a montare con tutto. Ok, i tuoi meravigliosi capelli. E l'altra cosa che però io ho notato nel tempo, osservando i professionisti, perché quando, che ne so, porti la macchina da un meccanico o porti a risolvere un problema un elettrodomestico, io ho sempre notato che molto spesso neanche loro vanno a colpo sicuro e la risolvono, ma quello che fanno
e cominciare un ragionamento per prove ed errore fin quando ci riescono. Certo, poi c'è da dire che, come dici tu del professionista, il professionista, il meccanico ha già delle competenze di base e noi avevamo alcune delle competenze di base in particolare sul nostro sito, sul sito che è simile il mio e quello di Silvia, per poter dire ok, qua sta funzionando, qua non sta funzionando. Per cui l'idea non è, cioè non stiamo facendo questo video per dire anche da principianti, no, autodidatti, andate e aggiustate il motore della macchina. No, non partivamo così, partivamo già con delle indicazioni che i professionisti ci avevano dato e già con delle conoscenze, però c'era una piccolezza, un conflitto che neanche i professionisti potevano aver osservato, che abbiamo potuto trovare solo così. Ci siamo messe due tignose in parallelo con due computer, ragionando, esplicitando ad alta voce il ragionamento, ma se faccio così e fa così vuol dire che forse quella cosa lì, se non la faccio, dà questo risultato oppure ne dà un altro. Ma ti sei iscritto al canale, perché il nostro canale è un canale bellissimo e se non vuoi perderti i prossimi video, iscriviti! Un'altra cosa che mi è capitata nel tempo, anche con la mia esperienza con la psicoterapia, è anche lì è stato vedere che non è che lo psicoterapeuta arriva un po' nelle mani e dice ok, ho risolto il problema. Certo. Cosa che, se uno pensa di andare dallo psicoterapeuta e risolvere i problemi in questa maniera, correggimi se sbaglio, ma normalmente non funziona. Ma proprio anche no, lì avviene un po' quello che abbiamo fatto oggi, cioè un meccanismo per prove ed errori, meglio degli errori in ambiente protetto ovviamente, per i quali si va a trovare la soluzione per quella persona. Ed è la stessa identica cosa che capita col pianoforte, perché col pianoforte, tu essendo stata una mia allieva, essendo una mia allieva puoi capirlo bene, certo, non è che io ho la formula perfetta che applico a tutti. Io con te so che la prima volta è per prove ed errori, ma poi cerco di capire qual è la cosa che funziona meglio per te e per le tue mani. E questa cosa qua, secondo me, dovremmo riuscire a farla tutti, cioè nel senso, prendiamo delle regole che ci sono all'interno del mondo che ci dicono che è meglio fare una cosa così, ma personalizzarle per renderle più personalizzate, appunto, più adatte a noi, secondo me è la cosa che cambia poi veramente il modo in cui vivi, il modo in cui affronti le cose. Mi fa venire in mente due cose questo. Uno, il fatto che sia preziosissimo già il fatto di essere in due a farlo. Cioè, mettiamo anche che io e Silvia non ci fossimo riuscite. Era un'ipotesi. Un'ipotesi lontana, visto il nostro livello di tigna. Però poteva essere un'ipotesi. Ma quanto è stato bello essere in due a condividere quel problema, a condividere il percorso di problem solving, che comunque è anche ingaggiante dal, sì, punto di vista, è una delle cose più belle secondo me che si possa fare, risolvere problemi. Quindi anche nella psicoterapia come nel pianoforte, la preziosità di avere dei compagni di viaggio, no? Qualcuno che ti affianca, che magari è un po', no, ha delle competenze anche per guidarti in questo percorso, che però non ti dà la scienza infusa, sta lì con te mentre tu cerchi la soluzione che è quella più adatta a te. Quindi questa è la prima riflessione che mi fai venire in mente, Silvia. La seconda è quante volte siamo rigidi in questo processo, cioè o è fatto in un certo modo oppure non lo facciamo nemmeno, cioè o viene subito così oppure niente. E questo però è molto limitante. Sì, è molto limitante perché tu deleghi a un organismo esterno o semplicemente alla tradizione che ha sempre fatto fare le cose così, la riuscita di qualcosa che magari, essendo fatto e realizzato con condizioni diverse e con variabili diverse, non potrà mai funzionare in quella maniera. Apprendere e risolvere un problema è stupendo, cioè è qualcosa che ti dà una soddisfazione che ti fa sentire bene. Nel campo della cinofilia, adesso faccio questo piccolo excursus, per risolvere problemi di autostima del cane, quindi tutte quelle patologie in cui magari il cane ti fa la pipì in casa perché ha paura fuori, oppure abbaia tutti perché è insicuro, cosa fa normalmente il comportamentalista? Ti dice che devi lavorare sulla sua capacità di risolvere problemi, quindi devi aiutarlo a trovarsi davanti a situazioni difficili, all'inizio non troppo, ma certo, un po' difficili, e capire che le può risolvere. E questa cosa pian piano gli aumenta l'autostima fin quando poi si sente sicuro anche in contesti più difficili. E devo dire che porca miseria, questa cosa funziona anche con le persone. Perché, cioè,
funziona come con le persone, però il problema in quello che hai detto tu è spesso quel pian piano, cioè c'è l'aspettativa che o riesco a farlo così, vado tutti i giorni in palestra, poi non riesco ad andare tutti i giorni, cioè non penso, ma posso trovare la mia, no, configurazione che è sostenibile per me. Ecco, forse la sostenibilità è un argomento che, oltre a parlare del pianeta meraviglioso in cui siamo, forse dovrebbe essere un argomento anche declinato sulle cose che facciamo. E però invece tante volte ci fissiamo che la cosa deve essere fatta solo in quel modo. Sì, sì, quella rigidità è ciò che veramente ci uccide. Quella rigidità del non vado in palestra perché tanto dovrei andarci 3 volte alla settimana, ma non ho tempo per andarci e non ci vado. E così ci vai 0 però. La differenza che io dico sempre tra 0 e 1 è infiniti numeri. Cioè la differenza fra il nulla e qualcosa è infinita. E cominciare in maniera sostenibile dal poco, io lo vedo tanto con i miei allievi di pianoforte, comincerò certo. Quando avrò più tempo, ma non avrai mai più tempo. Spoiler, non ci succederà. Non ci sarà mai, quando sarai pensionato avrai altri problemi da pensionato, avrai meno energie, più magari cose da fare che no, non ce l'avrai quel tempo. Quindi perché rinunciare oggi a fare qualcosa che può essere la realizzazione di un tuo sogno, può farti stare meglio, ma anche quei diamine di mezz'ora, la fai mezz'ora senza farla diventare un altro dovere. Dovere, devo che parola studiare che hai tirato mezz'ora fuori. Ma no, ma perché deve diventare un dovere? Deve essere un piacere. No, perché se non... L'altra frase fantastica. Piuttosto che farlo male, tanto vale non fare niente. Così non farei niente. Ma evita di nascere, perché tanto sicuramente non sarai la persona migliore del mondo. Silvia la tocca sempre piano. Sì, esatto. Non sarai un santo, non sarai la persona migliore del mondo, non lascerai un segno in questo pianeta, quindi cioè, un cappio, no, vabbè, ok, comunque non guarda, nasce. Tu lo dici così, a me capita quando magari faccio dei colloqui per dei ragazzini che seguo e mi capitano per fortuna tantissimi insegnanti illuminati, ogni tanto mi capita l'insegnante che dice ma potrebbe fare di più questo ragazzo o questa ragazza. Sì, ma potrebbe anche fare niente volendo. E io solitamente rispondo sì, come un po' tutti noi. Cioè credo che tutti noi potremmo fare, io sicuramente potrei fare di più, non, cioè se penso ad alcune menti illuminate nella divulgazione, nella psicologia, nella pedagogia, sì, potrei fare di più. Quindi anche questo, no? Sì, si potrebbe fare di più, ma intanto valorizziamo quello che c'è, se no è come avere una piantina che ha qualche germoglio e noi la potiamo perché non è ancora, non è un albero, ma è un attimo, proteggiamo questa cosa che sta germogliando, iniziamo a prendercene cura e pian piano quella cosa lì cresce. O magari rimane un bonsai e va benissimo così. E questa cosa del prendersi cura, della tutela e della cura, secondo me è il punto chiave, perché anche quando parliamo di noi stessi, noi purtroppo non è che prendiamo riferimento chi siamo e quali sono le nostre energie, le nostre doti, i nostri talenti. Prendiamo sempre a riferimento un parametro esterno, quello del voto, cioè dovrei prendere 10, a parte che no. Ma a parte questo, se io nasco girasole e il mondo mi dice come che il profumo della rosa è il migliore, io non posso passare la vita a desiderare un altro profumo perché non valorizzerò quello che ho già io. E quindi questa diversità fra persone è terribile se non viene valorizzata, non viene insegnata, perché poi cosa succede? Che se i nostri genitori, non entro nel tuo campo ma io parlo dei miei genitori, non proteggono, non valutano, non sono orgogliosi di quello che sei tu proprio come persona, tu non ti porrai nel mondo come una persona felice di quello che è, di quello che fai, quindi logicamente sarai più infelice, sarai più triste. Ma deve partire, secondo me, dai genitori, quello di dire che sono orgogliosa del mio figlio, sono felice di quello che è, a prescindere dai risultati che... Certo, perché sono orgogliosa se è solo commisurata delle performance, è terribile, perché poi crea l'ansia da prestazione, no? Ok, sei orgogliosa perché ho preso 10 e se non riesco sempre a prendere 10, quindi sarai delusa? Aiuto! È terribile questo... Cioè, questa... I figli, come ogni essere umano, vogliono come prima cosa essere amati perché ci sono, perché sono delle persone, degli esseri viventi, prima della performance, no? E penso che come insegnante di pianoforte, come psicoterapeuta,
sia un pezzo importante questo che noi facciamo nel corso del lavoro con i nostri allievi e con le persone che magari vengono in consulenza, in terapia, per creare un ambiente supportivo. Poi l'altro ci mette del suo ed è anche giusto così, perché sennò diventa l'altra fantasia che dobbiamo dire, no? Perché prima mentre parlavamo io pensavo, poveri professionisti, però si sono fatti un mazzo così per imparare a smontare il motore, no? C'è anche quel, dobbiamo anche mollare un pezzo, quindi trovare quell'equilibrio tra essere tigna e riconoscere che non possiamo avere il controllo di tutto, non è facile per niente, però dobbiamo saper sviluppare entrambe le competenze e metterci, io mi immagino, no, la faretra con le frecce o il sacco con le varie mazze da golf, ci sarà il momento in cui è il momento di insistere e ci sarà anche il momento in cui è il momento di lasciare in mano da altri. Con i figli questo è cruciale, perché sennò pensiamo di controllare tutto, no? Sì, quello deve essere veramente un discorso ancora più difficile, anche perché io ho avuto la fortuna di avere due genitori assolutamente non troppo presenti, nel senso controllanti, uh-huh. Ho sempre fatto quello che volevo e nel fare quello che volevo ho cercato di fare il mio meglio possibile in relazione a tutto quello che riuscivo a fare. Però se le avessi avuto pressanti sopra cosa fai, cosa ne hai fatto, è studiato, non è studiato, mi sarebbe mancata l'aria, penso. L'aria per poter sviluppare la mia capacità di risolvere problemi. Io ho la ADHD, chi mi segue lo sa, ho fatto l'intervista anche con te, questo vuol dire che rimando all'ultimo momento lo studio, rimando all'ultimo istante la consegna di un compito, rimando all'ultimo istante tutto. Nonostante questo sono riuscita a creare un mio modo di studiare, un mio modo di organizzare, senza organizzare ma andando a sentimento, e questo sentimento pian piano si è raffinato sempre di più fino a farmi arrivare praticamente a spaccare il minuto, ma lo spacco, cioè non è che vado oltre, non sforo, e ovviamente è una sensibilità che si è creata secondo me nel tempo grazie al fatto che non ho avuto qualcuno a dirmi sempre guarda che tardi, guarda che tardi, guarda che tardi, perché in quel modo si sarebbe sfalsato ovviamente questo mio metronomo interiore che mi dà il tic, il tac quando è troppo tardi. Poi non dico che sia per tutti così ovviamente. Però no, però il metronomo interiore alla fine io la chiamo bussola, è oggetto di quelle prove errori. Per forza. Cioè vedo che cosa funziona per me e pian piano lo taro, quindi è esattamente come quello che abbiamo fatto stamattina, no? No, questo proprio lo tolgo perché così non funziona, che ne so, apro il sito ed è bianco, non si vede più niente. Questo no, lo scartiamo. Questo funziona, si vede un pezzo ma manca quell'altra cosa della privacy, eccetera. Questa cosa internamente è la stessa, quindi vedo che per me è sostenibile. Io ad esempio ho capito che la palestra non fa per me, a meno che non ci sia qualcosa di divertente. Quindi lì non è legato alla, per esempio alle volte o alla cadenza. Se c'è il corso con l'insegnante divertente, il gruppo simpatico, la musica, eccetera, io riesco ad andarci anche tutti i giorni. Se c'è il corso dove non c'è la musica, l'insegnante non mi diverte, io non ci andrò manco una volta al mese. E magari dentro di te c'è intanto un nuovo tempo. Esatto, no? Invece io ho capito che quello è l'elemento, il codice da incollare, quello giusto, no? Perché sennò mi annoio. La proprio la palestra, quindi uso questa metafora per dire che lì sono le prove errori che poi ti fanno sentire, perché poi magari quel metronomo, Silvia, si espande anche un po'. Quindi dopo tu delle cose simili ti sembra di sentirlo a istinto se quella fa per te o non fa per te, quell'istinto però è frutto di innumerevoli prove e errori magari su altre cose molto vicine, simili. Sì, sì, ed è molto interessante anche questa cosa del tarare, tararsi, perché bisogna darsi ovviamente la possibilità di sbagliare, l'autorizzazione, e però bisogna avere la fiducia del successo, cioè tu devi aver già provato in passato
l'esperienza del problem solving positivo, ovvero di provare una cosa e pian piano arrivare alla soluzione, perché se non l'hai mai provato, e questo può succedere se non hai mai dato, per esempio ai miei cani, la possibilità di sbagliare e trovare la soluzione. Certo. Se tu vai subito ad aiutarli, loro non troveranno mai la soluzione, non avranno questa fiducia nel poterci riuscire. E questa cosa per me è stata fondamentale, cioè nell'essere sola, magari in alcuni momenti della mia infanzia, ho provato a risolvere delle cose, la prima volta no, la seconda volta sì, e questa cosa poi ha funzionato dandomi questa sicurezza nell'affrontare alcune cose. Poi so che ci sono dei territori che non posso esplorare perché sono... Cioè, ho provato la prova d'errore anche con il circuito elettrico di casa, l'impianto elettrico. Ho saltato tutto. Sì, sì. E ho capito che non quella prova errori no. Per quello dicevo, no? Dobbiamo poi trovare il nostro equilibrio, però... La fiducia è una parola importantissima, cioè il fatto che, non so, forse è una delle prime cose che io ho respirato da te quando ho iniziato come allieva, che non era che tu stessi fingendo di pensare che io sarei riuscita, no, no, tu lo pensavi veramente. Questa è una cosa difficile da trovare, però è una cosa che ti si trasferisce come, boh, ok, se lei che... suona il piano da direi quando un po' è di quasi anni nata. Esatto, è davvero, perché poi non si possono tanto, no? mascherare soprattutto delle emozioni forti. Se davvero è convinta e ha fiducia che io imparerò, ok, ti dà una bella sensazione. Sì, devo dire che in quel caso la mia fiducia parte anche da una profonda, non so se autostima, presunzione nelle mie capacità. Certo, perché non conoscendo l'allievo, io non è che posso fotografarti all'istante con il laser, ma dopo che hai messo 2, 3, 5 dita sulla tastiera, io so dove puoi arrivare. Ma al di là del dove puoi arrivare tu, anche arrivasse una persona impedita, proprio che non ha le dita, io so che grazie alla mia fantasia, al mio problem solving, riesco a farle fare qualcosa, e quindi la mia fiducia nelle mie caratteristiche viene poi infusa anche per osmosi alla persona che sta dietro. Mi succede proprio la stessa cosa con i genitori e nello spazio di consulenza, cioè è quella, hai detto bene, non è una presunzione, ma è un l'ho già fatto e so che si può fare, si fa, lo facciamo, troviamo il modo, troviamo la strada. Forse davvero l'idea che tutte le strade portano a Roma, no? Che è proprio vera nel caso dell'apprendimento. Cioè la fiducia sconfinata forse alla fine non è in noi l'autostima, nel metodo, nell'esperienza, ma forse io e Silvia abbiamo in comune la fiducia sconfinata nel cervello, cioè nelle misteriose, magiche capacità di apprendimento che il nostro cervello, non per nostro merito, ha, no? Quindi è come se noi pensassimo, sì, figurati, un modo per questa cosa lo troveremo, sì. Esploriamo un po', ci mettiamo lì, se ci vogliamo sporcare le mani, macete fra i denti, in mezzo a questa foresta di dendriti, assoni, di parti del cervello, il modo si trova, la via la apriamo. Anzi, forse ti direi di più, nel momento in cui io sento che esiste un problema, che qualcuno ha un problema, cioè mi parte subito una sorta di richiamo dopaminergico del sì, sì, dimmi come, e mi parte subito proprio l'idea del scomporre il problema in parti più piccole e trovare passo per passo la soluzione a quel problema. Ma il segreto credo che sia questo, la scomposizione, cioè mettere questo grande puzzle disastrato davanti a te, scomporlo e rimontare i pezzi con una logica diversa, che non è sicuramente la logica giusta, ma è una logica diversa che pian piano, per prove ed errori, porta a risolvere quel problema. E io lo ritengo una delle cose più belle del mondo, cioè impazzisco per fare questa è cosa. È bellissimo, e a volte ti restituisce anche il fatto che, chiaramente non stiamo parlando, e non, cioè, ci tengo a dirlo, non stiamo parlando di un percorso di, nel mio caso, del mio lavoro di psicoterapia lungo. Quello si può fare solo una volta a settimana, con una costanza, mettendocisi dentro, se si vuole andare nel profondo. Però diamo dignità anche ad altre cose che invece si possono fare, e a volte a me è successo di risolvere dei problemi in una seduta,
ma perché mi era chiaro, chiaramente dopo 25 anni di esperienza, come quando dici tu, magari l'allievo mette le mani sulla tua tastiera del pianoforte e ho già capito tante cose, trovi quel pezzo che stava facendo non vedere tutta la visione d'insieme. Come per te prima il pezzettino del che come quel riquadro, no? E da lì si snoda una dinamica relazionale dove poi è l'altro che lavora. Perché non è vero che la cosa è risolta in una volta. In quella volta individui il blocco, il pezzo incastrato. Poi il lavoro continua soprattutto fuori da lì e dopo di lì. Con gli strumenti della fiducia e di aver capito che quella singola cosa proprio stava mandando tutto il sistema in crash, lì sono poi i genitori, nel mio caso, che lavorano dopo. Quando escono da lì hanno tutto da lavorare, c'è la vera seduta a parte quando si chiude la porta del mio studio e loro tornano a casa. Quindi non è che la magia accade così in una volta, però quella volta è necessaria per capire che devi pensare fuori dal quadrato, fuori dagli schemi, devi cambiare modo. Ed è esattamente quello che succede col pianoforte, dove è una grande palestra, secondo me, ed è per questo che il pianoforte è terapeutico ed è terapeutico farlo da adulti. Perché, anche da bambini, ma io mi rivolgo solo agli adulti che cominciano da zero. Certo. È terapeutico perché tu, man mano, in maniera progressiva, a meno che non fai l'autodidatta che vuole cominciare dal chiaro di luna, ti trovi davanti a piccoli problemi da risolvere. E mentre li risolvi, ammazzo una zanzara perché sono allergica, mentre li risolvi trovi sempre più capacità di arrivare alla soluzione più grande, più grande, più grande, risolvendo dei problemi superiori. E questa attività è comparabile a risolvere cruciverba, ma con tutte le aree del cervello, perché usi le mani, usi il tempo, e quindi hai la mente super stimolata in un'attività che finalmente non è subire quello che vediamo in un TV o sullo schermo del cellulare, ma è quello di creare soluzioni, perché quello che fai è creare continue soluzioni, e trovo che sia stupenda come esperienza. L'ultima cosa di cui mi piacerebbe parlare con te, che è collegata sicuramente a questo discorso, è quello del ragionare sempre per binari: sì, no, mi piace, non mi piace, bello, brutto, so farlo, non so farlo. E il so farlo o non so farlo è anche lì legato al binario, alla dicotomia in cui viviamo, mi piace, non mi piace, bello, brutto, perché se io non so fare qualcosa, c'è un sacco di spazio per saperla non fare un po' meno, saperla fare poco poco, saperla fare poco, saperla un po' fare e saperla fare. Ma c'è un binario. Cioè, tra questi due binari c'è l'esistenza completa. Eppure mi sembra che viviamo tanto all'interno di questo giusto o sbagliato, dovrei far così, non dovrei far così, ed è un casino questo. Ma sì, perché finché noi guardiamo la performance, quindi il risultato anziché il processo. Sì, quello è. Cioè, il risultato, capite che se noi guardiamo solo come è venuta una certa cosa, quella cosa può essere venuta benissimo anche a botta di fortuna. La fortuna del principiante, no? Che ne so, faccio una torta con una ricetta complessissima e di fortuna ho azzeccato in qualche modo, ma questo non vuol dire né che sia ripetibile e né che io abbia utilizzato quelle facoltà di problem solving nel corso del processo. Allora, io e Silvia su questo insistiamo sempre: il processo è la cosa più importante, cioè tutto questo che stiamo raccontando oggi in questa chiacchierata parla di questo. Prendiamoci cura, proteggiamo, sosteniamo, valorizziamo il processo, il procedere. Poi il risultato arriva, ma non è il risultato, è la ciliegina sulla torta, ma noi dobbiamo sentirci anche liberi, per esempio, di gioire per un risultato che non è perfetto, perché se il processo è stato ingaggiante, interessante, mi ha messo in campo e comunque ho ottenuto qualcosa che non è niente, io potrei essere contentissima anche se magari la torta in quel momento, anche magari solo esteticamente, è una mezza ciofeca. Però mentre la facevo ho finalmente capito come si fa la crema pasticcera. Tutto il resto è da buttare, ma ce l'ho fatta, ho capito dove sbagliavo sempre e la crema è stupenda e so che la farò sempre bene. È un pezzo, la torta non prende 10, ma va bene, solo che qua dobbiamo metterci un po' tutti quanti insieme a smettere di
puntare il faro sempre sul risultato. Sì, è un casino questo. Anche perché da neurodivergente posso dire che la cosa che mi ha fatto in passato più soffrire è stata quello di mascherare le mie neurodivergenze in mezzo alle altre persone. Quindi far finta di essere normale, far finta certo. di non patire la vicinanza, di non patire i rumori forti, di non patire le luci sparate a mille, di non patire la calca e tutte queste cose qua. E questo continuo fingere di essere qualcun altro a un certo punto ti fa esplodere, perché certo. non ce la fai, cioè a un certo punto qualcosa che hai dentro si rompe e lì sì che sono casini. E questa storia della performance è molto calata anche in questo discorso, perché si sta comprendendo che le neurodivergenze sono sempre più diffuse, solo che fino a tempo fa non c'era questa sensibilità e quindi non si capiva. Ma una persona neurodivergente non può vivere nello stesso modo in cui vivono la maggior parte delle persone, perché i suoi ritmi saranno diversi, il suo modo, già solo l'idea devi svegliarti presto, devi andare a dormire presto, no, sì, devi svegliarti presto e dormire presto. Io non ci sono mai riuscita. E puoi dirmi tutto sui cicli di sonno veglia e questo, ma io non mi puoi mettere a svegliarmi alle 5 del mattino, alle 6 o alle 7, perché sto male. Certo. Non sono io, punto. Però la performance cosa ti fa vedere? Video su YouTube che dicono che i più grandi... Certo, la golden hour. La golden hour, ti devi svegliare alle 5 del mattino, correre doccia per un'ora. Doccia fredda. Doccia fredda, correre per un'ora, andare a fare il bagno nell'oceano, se non c'è, vai di corsa fino all'oceano disponibile. Esatto. E poi cominci a lavorare facendo super prestazioni. Ma io dico, Dio santo, ma non sono una fabbrica di montaggio, cioè non sono una catena di montaggio dove la mia vita deve essere solo nell'ordine di devo fare il più possibile, devo produrre. Cioè, veramente le galline ovaiole, cioè devo stare lì a produrre più uova possibile, allora sono una brava gallina. Andiamo. Questo però l'abbiamo proprio respirata, sì. No? Questa cosa della performance, dei voti scolastici, del migliore, no? Sì, sì. Io ne ho conosciuti di migliori, tanti. Poi che fossero felici è un'altra storia. Quindi... Esatto, ma oltre alla felicità, sereni, in equilibrio, sì, sereni, in armonia, felici nel senso, appunto, no? Liberi di provare tutte le loro emozioni senza liberi. Sentirsi in colpa perché non sono felici. H24 perché sì, non sì, sono felici, hai sì, ragione, sì. Non è la parola giusta, c'è la felicità della libertà, di poter essere arrabbiati, di poter essere arrabbiati o di poter anche dire che magari per me quel ritmo non va bene, magari per me quel ritmo è poco, magari per me quel ritmo è troppo, boh, non lo so. Cioè ci sono persone che funzionano in modi diversi. Sì, e la prima cosa che secondo me dovremmo fare e essere un pochino più sensibili nei confronti di chi abbiamo intorno e capire che magari non sempre è giusto fare paragoni. Cioè, certo. Questa persona non fa niente tutto il giorno, oppure lavora poco, è poco produttiva, ma non siamo nei loro panni, non siamo nati come loro, non abbiamo il loro DNA. Come possiamo giudicare un'altra persona a seconda delle sue performance? È la cosa più brutta del mondo. Cioè, è brutto. Guarda, questa piaga ha un semplice rimedio, ascoltare un po' di più. Solo che qual è il problema? Se noi partiamo da noi, non vediamo il problema. Cioè, se tu chiedi a me, ma a Torino c'è un problema di razzismo? Io ti dico, ma zero, proprio assolutamente no. Peccato che non lo devi chiedere a me. No? Oppure magari a volte capita anche col discorso di genere, gli uomini che dicono, ma no, vabbè, ma voi siete esagerate. No, ma la sensazione che provo quando cammino per strada la devi chiedere a una donna, non la puoi chiedere a un uomo. Perché sennò sei fuori strada. Ascolta, non sarai mai nei miei panni, non potrei mai sapere che cosa vuol dire nascere in un certo modo, nell'altro sesso, da un'altra cultura, eccetera. Non lo potrei sapere. Ascolta, poniti in ascolto e registra che l'altro che invece ha quel tema, perché è meno tipico, perché è immigrato, perché è donna, perché è neurodivergente, l'altro invece ti dice che sì, andare a fare la spesa è un tema. Ah, è un tema. Mi metto in ascolto. Però è difficile. È difficile, ma tutto nasce secondo me dal
dal provare a smettere di giudicare, ma in primis noi stessi, perché quella voce interiore di cui io parlo sempre con i miei allievi, quella che ti mette il pianoforte e ti dice ma cosa vuoi fare alla tua età, ma non sai neanche fare una nota, ma vedi come non... Cioè questa voce interiore è una lotta continua, e io credo che, poi correggimi se sbaglio, l'unico modo per vincere questa lotta sia depotenziarla, darle sempre meno importanza, farla passare, lasciare, come fanno certi, io faccio sempre sessista questa battuta, la battuta del marito che ascolta le lamentele della moglie ma entra da un orecchio e esce dall'altro. Io la descrivo come la telenovela che hai visto mille volte e in sottofondo hai la TV accesa, passa in sottofondo, ma non è che ti devi proprio mettere lì a sentire ogni parola che dice, pesarla come se fosse oro. È lì, è quella televisione, ormai la conosci, la vedi da anni, è tipo Beautiful, no? Esatto. Passa da 25 anni, da 35, da 48, lasciala passare in sottofondo. E so che non è facile, non è facile depotenziare queste voci. Tu prima hai parlato di fiducia. La fiducia è un problema, è difficile darla a qualcuno se qualcuno non l'ha mai data a noi. Lì, ah, certo. No? Allora, sicuramente è vero che bisogna amarsi prima da soli, prendersi cura in primis di noi stessi. Penso che un pezzo sia anche circondarsi di persone che ci danno un po' di fiducia, che sia la nostra insegnante di piano, un'amica, una psicoterapeuta, cioè qualcuno che davvero si ponga lì e dica ma io ci credo, non perché sta mentendo, ma perché lo sente possibile quella cosa. Quello aiuta ed è il motivo per cui un libro di self-help o un sito dove vedo con i numerini che cosa devo suonare non sarà mai paragonabile a una persona in carne e ossa che è lì nel percorso con te e deposita in te quel bene così prezioso che non tutti abbiamo avuto la fortuna che i genitori depositassero in noi. Io che faccio la psicoterapeuta ne ho ben contezza, dovrebbe essere una cosa gratuita e scontata, non lo è. Quindi se qualcuno non l'ha mai fatto in noi, però magari trovare e circondarci di esperienze di persone che ripongano un po' di fiducia in noi, in modo che poi anche noi possiamo riporla in noi. No, una coccinella l'ho mandata via, che carina. E in qualcun altro a nostra volta. Sì, un trapianto di esatto. Fiducia. Sì, che è quello che dicevi bene, con questo poi magari concludiamo, quello che faccio anche con i miei allievi, nonostante io abbia dei corsi online, quello che cambia è che io rispondo a tutti. Sempre. E nel momento in cui uno è scoraggiato, perché arriva il momento in cui ti sembra di non andare avanti, non vedere risultati, arrivo io che gli dico, guarda, è normale, succede sempre, e gli spiego una serie di cose che gli ridanno la voglia di partire, certo. Che gli spiegano, guarda, cioè non c'è nessun problema, non è tutta la nostra vita, non è un grafico di ascesa quando impariamo qualcosa, l'apprendimento non è una curva lineare, certo. Una linea che va dritta verso l'alto, è tutta una roba frastagliata, su, giù, e finché noi non capiamo che è normale andare su e giù, e nell'andare su e giù pian piano si cresce, penseremo di aspettarci, saranno sempre problema delle aspettative, che è l'altro tema enorme su cui si potrebbe parlare 10 ore, le aspettative che non collimano con quello che noi percepiamo della nostra realtà e che quindi ci fanno crollare l'entusiasmo, la voglia, il desiderio, pensando di essere incapaci. Ma non è così, cioè in tutto si impara per prove ed errori, e con la chiusura abbiamo un altro gatto. Che... Pensa agli stereotipi sui gatti neri. Pensa quindi, quante cose esatto. Si dovrà essere fatta questa pambolina bellissima. Quindi cioè, mi sembra un modo ideale per chiudere una chiacchierata dove abbiamo parlato anche di pregiudizi, no? Di stereotipi. Che va fatto? Un gatto nero è bellissimo. Ciao, a presto. Ciao.